stato bellissimo, non dico come un concerto, però avere delle persone davanti che ti ascoltano mentre tu parli è una grande soddisfazione. Poi se restano tutte sedute a maggior ragione. È stato bello, io vi ringrazio tutti, siete stati carini, ho avuto un'accoglienza bella. Siete grandi, grazie comunque, grazie. Abbiamo finito questa bella chiacchierata con Beppe, con Fausto, sul nuovo libro in cui c'è dentro tanto sentimento e tanta storia di Beppe, dei Nomadi, ma anche della musica italiana. Averla potuta raccontare così in simbiosi con Beppe è stato per me un onore e una gioia da condividere con tutti con questo libro, che io ritengo sia un libro di sentimento e di cuore. Una bella chiacchierata con Beppe Carletti, con Marco Rettani su questo libro, su 55 anni di storia di un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, una accoglienza bellissima qui in questa libreria Mondadori di via Tuscolana, oltretutto doppiamente felice io di essere qui, io sono andato da queste parti e vedere che questa libreria va sempre meglio, è un piacere doppio e la chiacchierata è stata bellissima, grazie, un saluto a tutti. Non vedo l'ora di leggere questo libro, inizio già in metro, quindi adesso fino ad Ostia ho un'oretta di tempo e penso che stanotte la farò in bianco per ultimare il libro. Grazie. Seconda volta che vedo Beppe Carletti e chi non lo conosce lo venga a conoscere perché è una persona squisita. Incontro come sempre bello, emozionante, la coerenza è la cosa, è l'elemento fondamentale che Beppe Carletti porta avanti da sempre e quindi anche in questi incontri che sono per noi fondamentali. Bello, bello, interessante, non vedo l'ora di leggere il libro e sui Nomadi una storia bellissima, favolosa che spero che continui più a lungo possibile. Beppe racconta sempre queste storie che sono affascinanti, emozionano, veramente toccano il cuore. Poi per me lui è un papà, quindi insomma doppiamente bello e quindi grazie ancora.